Bella a tutti ragazzi, sono FabiJ, siamo tornati in una nuova rampa. Questa sarà la rampa più veloce di sempre, si spera. Perché i veicoli partiranno da qua, questo è sia veicolo di test che primo veicolo. Prenderanno la spinta, dovrebbero fare intorno ai 200. Questo ci prende sia 950 perché è molto lento, è il primo veicolo. 167 km/h in uscita. Infatti, come vediamo, vanno molto meglio, diciamo, se no andava a finire in quel buco là davanti. Comunque, primo posto, ci sta solo questo, quindi ok. Ragazza, macchina alla Lada, ci abbiamo, qua dietro sta scritto Lata, però vabbè. Dovrebbe farmi il secondo posto, che diventerà l'ultimo tra pochi minuti. Perché non mi fa il record di velocità, quello ha preso 167, mi pare, questo è 145. Ha fatto una cosa bellissima, secondo posto, non è male, dai. Mi aspettavo molto di peggio. Raga, l'Honda Civic che abbiamo pure qua. Mi prenderai 200 km/h sulla rampa? Probabilmente no. 180 mi aspetto minimo. Manco. 168, penso che mi fa il record di velocità. Bello il salto. Primo posto dovrebbe essere, sì. Di poco, ma primo posto, ok. Primo posto. Che come cazzo si chiama? Honda Civic. Secondo posto, non me lo ricordo. Qual era il primo veicolo? Una Subaru doveva essere, sì. E terzo posto, lo sapete che non me lo ricordo. Chi cazzo era? Boh, ma tanto mo verrà eliminato, quindi. Mi aspetto di vedere i 250 km/h sulla rampa da questo veicolo, anche perché i 200 li prende da qua, quindi 250, dimmi che me li prendi. 230 km/h, il terzo posto era la Lada comunque. E con i suoi 230 km/h si ferma qua, raga, che volo della Madonna. Primo posto Chevrolet, secondo posto Honda Civic, terzo posto Subaru. Toyota Supra. Oggi macchine bellissime stanno uscendo. Che in realtà le sto usando in ordine. Però stanno uscendo veramente tutte bellissime. Perché l'ordine cambia. Se prendevo bene, forse, vabbè. Troppo veloce, boh. Vediamo un po', riproviamo un attimo. Non so quanto ha preso, non ci ho fatto caso. Mi aspetto minimo 250 km/h da questa, però mi sa che era leggermente più veloce l'altra. 200 ma l'ho presa male. Però comunque secondo posto. È anche carino sto secondo posto. Niente male, niente male. Si va a fermare vicino a sta montagna. O mi torna più indietro? No, mi torna più indietro. No, mi sa che si ferma su sta montagna. Decisamente. Si ferma qua sulla strada. Attenzione, ha fatto una bella cosa la Supra, non è male. Poi con sti colori brutti, però non l'ho fatta io. Ho l'account condiviso. Comunque, si ferma, la fermiamo in sto buco perché è un bel posto secondo me per la Supra. Pure sotterrata sarebbe ancora meglio, però. Prossimo veicolo abbiamo un Mercedes. Vediamo un po' che cosa ci fa un vino questo Mercedes 265 milioni di. Vabbè, mo si sbanda pure. Mi aspetto i 150. Madonna, se prendevo la spinta da là, 156 km/h. Sacco di patate, più o meno. Terzo posto, mi pare. No, che terzo posto, il cazzo. Terza, quarta, quinta, sesta in teoria. Raga, vi ricordate lo scirocco della scorsa volta come faceva? La stessa cosa fa questa. Non lo so perché. Azzardo a prendere velocità, vediamo un po', forse faccio male.
Non lo so, eh sì, ho fatto male decisamente. E dove mi va questa? Sì, ehi. Vabbè. Già secondo me è azzardato a prenderla da qua, figuriamoci da là. Madonna, e questa si ribalta proprio. Come lo scirocco della scorsa volta. Prendiamola da qua come abbiamo fatto con lo scirocco. Vediamo se ci fa il record che è di 230 km orari. 137. No, vabbè, non ci credo. Fermati! Fermati, non si ferma. Terzo posto, meno male. Meno male, perché il guidatore sta più indietro. Ragazzi, ritorniamo quindi con i veicoli buoni, BMW M4. Mi aspetto 250 km orari, però non si sa, vediamo un po' se la riusciamo a prendere. La rampa, non la stiamo riusciti a prendere molto bene, si ferma, possiamo ritentare. Questo è già il terzo tentativo, eh. Vediamo come andrà a finire perché il secondo, il primo l'ho buttato perché non avevo registrato. Se non riesce a saltare adesso è eliminata. Vediamo un po', non voglio vedere la BMW eliminata. Gira tantissimo. Vabbè, lasciamo perdere. Facciamo l'ultimo tentativo perché il primo non l'ho registrato. Però prendiamo la rincorsa da qua perché altrimenti non riesce a girare. Manco frena in realtà. Gira tantissimo sta macchina. Mi faceva il record, raga, perché da là mi ha fatto 192. Non ci credo. Sì, la Madonna. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, ancora di più avanti devi andare. Primo posto, BMW M4. Secondo posto. Che cazzo era? Vabbè, me lo ricorderò più avanti, sicuramente. Il primo posto che cazzo me l'aveva fatto? Me lo ricordo. Ah, la Chevrolet. Terzo posto. Non me lo ricordo, però tanto verrà eliminata adesso. Raga, abbiamo Audi? Boh, da davanti mi pare l'Audi, da dietro non tanto. Comunque, vabbè, facciamo Audi. A4? Una cosa del genere. Mi aspetto i 150 almeno. Perché se non me li prendi da qua, quell'altro mi ha fatto i 190 da là. 151 km orari. Il terzo posto comunque era una Toyota Supra. Comunque. Adesso mi dovete spiegare che cazzo è successo. Primo posto Audi A4. Primo posto Audi, secondo posto. No, 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 raga. Con 150 km orari. E sono tutti qua, uno là e uno là. Vabbè, le prime tre posizioni stanno qua. Primo posto Audi, secondo posto BMW, terzo posto Chevrolet. Raga, io penso che le macchine su sta rampa devono essere larghe perché altrimenti non tengono la strada. Intanto vediamo BMW antichissimo. Vediamo un po'. Mi aspetto il primo posto anche da questa, allora. Madonna, raga, qua il furgone Ford si potrebbe veramente prendere un primo posto assurdo. 171 km orari.
Infatti non va bene. Vedete, le macchine devono essere larghe. Intanto quinto posto, mi pare. Stanno tre solo là davanti, poi 4, 5, 6, anzi, sesto posto. Brutta, raga. Bruttissima. Quinto posto, dai. Se ci arriva, non ci arriva. In realtà sta pure un'altra ribaltata qua, quindi sarebbe settimo posto. Settimo posto perché si ferma. Madonna. Mi posso rifiutare di utilizzare sto coso? No, perché questo fa i 120 km/h di velocità massima. Ci rendiamo conto che non va più di 120? No, vabbè, impressionante, raga. No, vabbè. 154 km/h. Posso dire 25esimo posto? Raga, BMW. Se quella è prima era M4, questa non lo so che cazzo è. Questa è una normale, mi sa, 220D. Stesso destino di quell'altra. Comunque gira tantissimo, quindi non andrà bene. Vabbè, comunque tre tentativi. Sempre, vabbè. Veloce, molto veloce. Ce la fa il primo, 173 km/h, ma non fa niente perché va qua dentro. BMW nuovo e si vede dal fatto che gira di meno. Poco in meno, non aspettate in meno in che senso, in meno. Gira abbastanza di meno comunque, molto più lento però, gli altri stanno a 190, qua lui sta a 150 però. Mi esce a 183 km/h dalla rampa, che non è male. Si atterrava dritto, raga. Mi poteva fare il sesto. Raga. Nuovo. No, 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 no. No, 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 no. Nuovo primo posto. Io mi aspettavo terzo, dai, massimo terzo. No, vabbè. Primo posto BMW nuovo con uscita dalla rampa 180. Boh, 170, 175, boh, quando cazzo avevo detto. Raga, cammina tantissimo. Mercedes classe G, gira tantissimo. Stesso destino di quei BMW, madonna. Oltre i 130 sono incontrollabili, vedete come sbandano. Secondo tentativo. Dobbiamo prendere per forza la spinta da più vicino. Guardate come cazzo è veloce. Per forza da qua dobbiamo prendere la spinta perché sono incontrollabili dopo i 130. Con uscita dalla rampa a 174 km/h. Ma comunque non andiamo da nessuna parte perché gira troppo. Poteva farmi il primo posto tranquillamente, superandomi 240 km/h sulla rampa. Record in mano alla Chevrolet con 230. Raga, che è questa? Un'altra Chevrolet? Boh, non mi pare. Comunque. Gira tantissimo, quindi stesso destino di quegli altri. Quanto cazzo è veloce, oh! Sì, va bene, poteva fare tranquillamente il primo posto pure questa. Secondo tentativo. La dobbiamo prendere da qua la rincorsa. Proviamo a prendere da un po' più in qua, invece. Proviamo, su tutti i test perché sono velocissime queste macchine, ma girano troppo. Mi esce dalla rampa a 211 km/h. Il salto è il migliore. Però non fa niente. Dovrebbe essere quinto, sesto, quinto. Raga, velocissimo. E gira poco. No, vabbè, nuovo primo posto, Mercedes. Non lo so che cazzo è, però va bene.
L'importante è che prendiamo la rampa. Non l'abbiamo presa la rampa, stop. Tra l'altro è la quinta volta che sbatto e non succede niente. Mo se faccio vedere, ho sbattuto a 20 all'ora e si è rotto, no? Secondo tentativo. Comunque questo è il penultimo veicolo di oggi. Vediamo se cambierà qualcosa là davanti. E vediamo soprattutto se mi fa il record di velocità, perché non è molto controllabile. Pure se gira poco, è niente. Sì, è ingegnere. Si è rotto il motore. Potevano venire 15 minuti di video, invece mi devo fare una fava 20. Prendiamo la rincorsa da più vicino, perché è incontrollabile pure questo. Madonna, ragazzi, se prendo quel furgone Ford, ma non mi capita. Raga, quanto cazzo è veloce? Raga, questo deve saltare per forza perché è primo posto. Raga, è da primo posto. Se salta questo deve fare il primo posto, ma è impressionante. Il record non me lo fa a 202 km orari. Uno dei migliori salti, io ve l'ho detto, raga. Io c'ho sempre ragione. Mi fa il terzo posto. No, in realtà mi fa il quarto posto. Perché primo, secondo e terzo stanno qua. Cioè, vabbè, il primo sta là sopra, però vabbè, il secondo e il terzo stanno qua. Quarto posto, niente, andiamo con l'ultimo veicolo. Raga, nuovo primo posto, Golf 1. No, vabbè, nuovo primo posto 100% perché fai 280 km orari, penso. Mi aspetto almeno i 280 km orari. Se è controllabile. Che i 220 già ce li aveva da qua, però non sono riuscito a controllarlo perché non è atterrato proprio. È volato dalla fine di sta rampa e non è atterrato più. Madonna, questo vola proprio. Guardate, vola, non si riesce a controllare. No, vabbè, oggi i veicoli migliori comunque. Migliori ma peggiori. Non mi fa il record, rimane in mano alla Chevrolet, eh. 230 km orari. La più controllabile. 233 km orari, il record di velocità è suo. Golf 1. Lo indirizzo, non me ne ha fatto un cazzo perché è l'ultimo veicolo. Sali, per favore, almeno qua sopra mi ci deve arrivare. Mo' ce lo metto io, così sta a posto. Ecco fatto. E fermati pure. 233 km orari. Madonna, se la prendevo da là sopra mi facevi 300. Comunque, questa rampa finisce con la vittoria di una Camaro. Stranamente, non me l'aspettavo proprio. Al secondo posto, Mercedes. Mi pare. Oh no? Boh. E al terzo posto, Mercedes lo stesso. Mica me lo ricordo. Boh, vabbè, comunque l'importante è il primo, perché è quello che vince la gara. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lascia un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!